Chi ha visto i vostri film sa che siete bravi, chi non li ha ancora visti lo scoprirà. La cosa che si vede immediatamente è però che siete molto belli. Quando abbiamo detto, guarda ragazzi, siamo messi d'accordo con Luca, con Alessandro, verranno ospiti, tutta la nostra redazione si è accalcata, come facciamo con tutti gli ospiti, davanti ai vostri profili social, perché è dove si trovano le informazioni migliori, le foto più interessanti, eccetera. Volevo farvi vedere una foto della nostra redazione davanti al vostro profilo. Ah. Così. No, l'ultima volta che si sono raggruppati così tanti era quando hanno preso Bin Laden. L'ultima volta che erano lì così proprio davanti. No, non ci posso credere. Abbiamo anche iniziato a far circolare internamente qui a Sky un album delle figurine. Oh, i più bei borghi d'Italia è il primo numero, con delle figurine di Alessandro Borghi. Il secondo, nella prossima uscita, c'è Luca Marinelli 2016. Abbiamo anche proprio veramente le figurine. Posso? Certo, vai. Sono veramente una emozionato. Per te, una bustina per te. Una bustina per il nostro pubblico. Anzi, due bustine per il nostro due pubblico. Sì. Ci sono anche le figurine, quelle mezze. Cioè, vuol dire mezze. Hai presente le figurine dei calciatori? C'è la foto del calciatore. Quella della squadra è componibile. Ah, certo. Ci sono delle tue foto, tipo questa. Questa ci sono un mento. Questa è interessante. Bella questa. Tra le altre cose c'è un pino che sembra che ti stia uscendo. Però è componibile. Il film è andato molto bene, tanto che a un certo punto era entrato nella lista dei papabili film stranieri premiati agli Oscar. Siete dovuti andare a Hollywood. Sì. Siete dovuti andare a fare... Ma perché si va? Per fare un giro di promozione, di PR-raggio? Cosa si va a fare lì prima? Credo. A presentare il film. Intanto è partito questo. Una musica triste. È bella. No, non è triste. California. Che meraviglia. Perché io vi immagino così, sul Sunset Boulevard, a braccetto che camminate. No, è stato bello, È stato bello perché almeno per me era la prima volta che andavo a Los Angeles. C'è questa citazione di Valerio Mastandrea che va sempre ricordata, sì, che abbiamo fatto 13 ore d'aereo per arrivare a Casarpalocco. Perché ricordo, ricorda un pochino. Va sempre ricordata questa cosa. E niente, siamo arrivati e abbiamo, io almeno personalmente, ma un po' tutti, abbiamo accusato un po' il jet lag. Sì. Tanto che poi due giorni dopo c'è stata lo screening all'Egyptian Theater del film, okay, e noi ci davamo delle botte per cercare cercare di rimanere svegli. E tu invece hai fatto qualcosa di particolare a Los Angeles o sbalottato da una cena di rappresentanza? Io devo dire che ho fatto del surf. Questa è stata una cosa, sì, ho fatto del surf, mi ricordo eravamo nell'acqua, sì, con un amico. Questo succede. No, questo di solito si fa nell'acqua. Quello lì lo fanno nell'acqua, nel senso è una cosa che nell'acqua salata che sta a Malibu. È nato lì. Sì, chiamano oceano, loro chiamano mare, però è oceano. E mi ricordo che ero seduto lì, a un certo punto questo caro amico mi guarda parlando come se tu sei me, così io parlavo e lui comincia a guardare dietro così. Mi sono venuti in mente tutti quei film, lo squalo. Qualsiasi cosa. E lui fa, che c'è? No, niente, ho visto un'ombra. Bravi, sì. A quel punto che si sta così sul Tavola in acqua a cavalcioni della tavola. Io ho cominciato a tirare su le gambe. Come se servisse a qualcosa poi. Penso che lui prende tutto volendo. Però sì, ma io ho sentito dire, non so se è vero, che lo squalo che attacca il surfista è perché lo confonde con una tartaruga. Può essere. Guarda, non lo so, spero di non saperlo mai. Sì, ma questo lo diremo un giorno. Nel caso, mi saprete dire. Infatti un giro di frasi tipiche dei vostri personaggi cattivi, bellissimo. Però così con Lelio. Poi Lelio fa sempre ridere, ragazzi, cioè è una roba proprio... Sì. Aspetta. Sono emozionatissimo. Mamma, passo più l'odore. Ok, vai. E Lelio, puoi fare prima tu. Inodore, quindi dovrebbe essere... Gas non è... Vuoi fare prima tu? No, vai tu. No, vai. Lo tengo io. Mamma mia, fermi tutti. Vai. Gli avanzi tocca. Ragazzi, è meraviglioso. Non avresti fatto paura a nessuno. Che a nessuno, bello, a nessuno. Ragazzi. Vuoi fare tu? A te. Non so cosa dire, ma potrei dire. Mi fai quello quando legavi Santa Maria al letto e dicevi facciamo il botto fuori dallo stadio. Facciamo il botto più grande di tutti. Ok. Sono molto agitato. No, vai. Ma poi torna tutto normale. Al massimo voli. Tiro su io. Devi... Forte, eh? Vai. Che dovevo dire?